Oggi useremo la griglia, ma non arrostiremo nulla. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Benvenuti a questa nuova lezione del corso di disegno in cui parleremo della griglia, la tanto contestata, chiacchierata griglia con cui riportare un soggetto da un foglio a un disegno. Si può usare la griglia, Ombretta? È giusto usare la griglia? Non è una scorciatoia usare la griglia? Questi sono gli interrogativi che spesso mi chiedete. Bene ragazzi, rilassatevi, si può usare la griglia, certo con moderazione, nel senso che è un valido strumento per dare l'incipit ad inquadrare un soggetto e ad inquadrare bene, a capire bene come delineare quelli che sono i margini di un soggetto, ma non deve diventare la regola, può servire all'inizio, magari ai neofiti, a coloro che non hanno mai disegnato, per capire i contorni, per capire le proporzioni, ma non deve essere la regola. Un bravo disegnatore poi dovrà prescindere dalla griglia, ma anche lì andiamoci cauti, vi spiego meglio. Innanzitutto, la griglia non è un'invenzione recente, uno degli escamotage che si danno nella creatività per alleggerire un lavoro, assolutamente no, è stata usata già da Leonardo da Vinci, lui lo chiamava il velo ed era una sorta di pannello che veniva posto dinanzi al soggetto da ritrarre, che scomponeva appunto in porzioni quel soggetto. Certo, i soggetti di Leonardo erano assai complessi e quindi il velo poteva fungere, poteva avere qualche funzione importante nella strutturazione di un'opera. La griglia noi lo usiamo per cose un po' più prosaiche, ma va benissimo, è un metodo educativo per l'occhio. Inquadra in settori quelli che sono le parti che costituiscono un insieme, quindi ci fa capire inconsciamente le forme come sono fatte. E allora, cosa vi suggerisco? Cominciate con delle griglie piccole, quindi dove le porzioni sono piccole e quindi l'occhio si possa poco perdere. Poi, andando avanti con l'esercizio, allargate sempre di più i quadrati della griglia. Quindi passeremo da griglie di 2 cm a griglie di 4 cm a griglie di 6 cm fino ad arrivare a dividere il foglio in 4. La squadratura a croce, la normalissima squadratura a croce che moltissimi disegnatori, anche esperti, adoperano per impostare un buon lavoro. C'è chi si traccia le diagonali, c'è chi si traccia la squadratura a croce, insomma una traccia, appunto come dice la parola stessa, il disegnatore sempre la dà. C'è chi utilizza per esempio la parte finale della matita per prendere le misure, anche quella in qualche maniera è una sorta di escamotage, quindi non vergognatevi di usare la griglia, ma non ne fate un modo per disegnare, fate che sia un modo per imparare a disegnare. Ogni cosa che ci viene data in supporto, noi dobbiamo usarla, saremmo stupidi a non farlo, a soffrire se non capiamo come inquadrare un soggetto, a soffrire, sbatterci la testa centinaia di volte. Magari quello che posso suggerirvi è, se dovete fare, che ne so, un soggetto come una mela, fatela la prima volta con una griglia più stretta, poi la stessa, se lo volete fare a mo' di esercizio per migliorare voi stessi, fatela con una squadratura più grande fino ad arrivare ad una squadratura a croce e poi in definitiva farla appunto anche senza nessun tipo di squadratura e vedrete che così l'occhio si abituerà a guardare i contorni, decontestualizzerà tutto quello che ha attorno e di conseguenza vi aiuterà a focalizzare meglio l'immagine e a riportarla sulla vostra pagina bianca. Oggi, servendoci dei fascicoli della De Agostini, impareremo anche a costruire una griglia in verticale, una sorta proprio di velo leonardiano, perché la griglia è famosa ed è utile per comparare magari dei disegni in piano. Metti una griglia di una certa grandezza e una griglia più piccola in proporzione sul proprio foglio e si rivedono le proporzioni tra lavoro ed elaborato personale. Ma si possono fare anche delle griglie in verticale che scompongano in settori anche degli oggetti veri e quindi che rendano anche più facile disegnare dal vero. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ok, eccoci qui sul piano da lavoro con la nostra opera L'arte del disegno di Agostini che ci ha regalato la griglia che adesso costruiremo insieme. Prima di costruire la griglia però qui vi faccio vedere
dove ne parla, è visto, è l'effetto, è l'uso che ne fa. Allora, la griglia è un elemento che conosciamo tutti benissimo. Questo però, questo oggettino che mette in atto la De Agostini, è molto carino perché ci dà una griglia per gli oggetti reali, perché è una griglia in verticale dietro cui potremmo mettere una mela, un vaso, e quindi riprendere le forme di quella mela e di quel vaso. Andiamola a costruire insieme e poi andiamola anche ad usare insieme, riprendendo magari la forma di un qualunque oggetto. Si presenta così. Io sto facendo con voi perché una ve la mando a casa, come vi ho detto, quindi voglio farvi vedere com'è. E se vi interessa fatemelo sapere, perché potremmo anche pensare di creare un velo griglia insieme homemade, se magari vi foste persi l'uscita o se non mi interessa quest'opera, senza dover rinunciare in toto alle idee, si può anche creare. Allora, ecco qui la nostra griglia. Innanzitutto, io prima di montare vi suggerisco di riportare su un foglio di carta, che sarà poi il foglio di carta che userete per disegnare, perché sì, è giusto che la griglia stia in verticale a fissare un oggetto, ma è anche giusto che questa o questa venga posata su un'immagine e quindi da poterla riproporre, o questa quindi venga ad essere utilizzata per disegnare. E quindi prendiamo prima i quadratini e ricordiamoci che la griglia in questione è 4,3 cm, in modo poi da riproporla sul nostro foglio. Allora, eliminiamo la parte centrale dell'una e dell'altra, è molto facile, è pretagliata, si fa in un attimo. Rifilo leggermente i margini, un centimetro più o meno per lato, non c'è bisogno di essere precisi, e ora vi spiego anche il perché. Dopodiché allineo perfettamente, in modo che così mi venga dritta, questa linea nera del questo bordo nero dell'acetato con il bordo dell'apertura. E ovviamente vado che dai due lati il disavanzo di nero sia pressoché equivalente. A questo punto fisso tutto con dello scotch. Fatto ciò, prendo l'altro foglio e prendo anche, se volete incollatela, io non la incollerò, e piego in due questa striscetta, così, che fungerà da sostegno, e così la griglia starà su. Io adesso fisserò anche qui con un po' di scotch, non con la colla, ma semplicemente con un po' di scotch, perché se un domani volessi rivedere il tipo di griglia da inserire all'interno e magari sostituirla con un mirino, potrei così farlo. E la nostra griglia è pronta. Fatto ciò, questa griglia quindi possiamo usarla in orizzontale per riportare i nostri soggetti da una parte all'altra, ma la cosa bella di questa griglia è che con l'utilizzo di questo, come lo chiamiamo, con questa base, può essere messa in verticale e mettere un soggetto, ciao, dietro la griglia, anche una mano stessa, che potrà essere quindi riportata con maggior agevolezza sul piano, quindi anche un oggetto reale, quindi che ne so, mettere qui una bella zucchina e rifarla uguale uguale sul foglio di carta, aiutandovi quindi con la griglia. Naturalmente dovrete avere la griglia di corrispondenza rifatta sul foglio, quindi prendete le misure di questo reticolato e riportatelo anche voi sul foglio, come io sto per fare. Guardate cosa sto facendo, sto mettendo un bicchiere alla rovescia e sopra il bicchiere una mela, e lo sto ponendo al di là della mia griglia. Questa griglia deve essere auscultata, deve essere consultata chiudendo sempre un occhio, perché se no non vi renderete conto di ciò che state facendo. Ora io allontano la griglia, perché se no voi vedete la griglia e non vedete più me, quindi lei c'è, è proprio dietro di voi. Quindi
preparo la mia griglia. Abbiamo detto che i quadrati sono 4 cm e 3 per 4 cm e 3. Voi potete farla di qualunque grandezza volete, questa sul foglio, potreste farla anche di 8x8, la mela vi verrebbe più grande e non della stessa dimensione, ma sicuramente in proporzione. E adesso uniamo i punti, facendo attenzione a non pressare troppo con la matita. La griglia deve essere fatta in maniera molto leggera sul foglio di carta. Badate bene, il mio è ruvido, quindi si vedrà ancora di più. Ma voi, specialmente se andate su foglio liscio, dovete essere molto molto leggeri. Bene, fatta la griglia, che deve essere fatta così in maniera molto leggera, cominciamo. Io userò questa porzione per riprodurre questa bella melina. Innanzitutto decido le distanze entro cui mettere la mia mela, quindi chiudo il mio occhietto e vedo che è più o meno qui. 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 E qui. Quindi la mia mela deve essere circoscritta in questa circonferenza. Ora cominciamo. Ok, ripresa la forma nelle sue fattezze così principali, che poi possono essere modellate un pochettino con la gomma, un pochino come vi pare. Con la griglia potete aiutarvi anche per stabilire dove sono le luci. In questo caso è evidente che siano qui. Naturalmente tutti questi segni poi andranno eliminati. Non vi consiglio invece di usare la griglia per dare la cromia. Questo è un mio modo di vedere, molti lo usano, ma io invece la cromia posso magari definire un po' le zone, se no diventa un movimento, qualcosa di troppo troppo meccanico. È bene usare la griglia per capire quelli che sono gli elementi sostanziali del disegno, le linee, le proporzioni. Fatelo differire sempre un po' il disegno dall'originale, non deve essere il disegno, molto spesso si pensa che l'iperrealismo sia l'unica forma di arte lecita, legittima, no. Un buon disegno, allora, o si è iperrealisti, e quello è un modo di essere che difficilmente si può raggiungere, veramente difficilmente, oppure si può essere dei bravi disegnatori. I bravi disegnatori non riprendono tam quam quello che vedono, ma ne riprendono l'essenza, la forma, il sentimento, te ne fanno percepire il sapore, te ne fanno percepire l'odore, il colore, pur facendo qualcosa di leggermente diverso, ma riconoscibile in quel oggetto che hanno ripreso, in quel paesaggio o in quel viso. Quindi non fissatevi con i particolari. Per esempio, io non sono un iperrealista, non mi spingo neanche, perché mi frustrerei a cercare di fare qualcosa in iperrealismo, quando in realtà il mio modo di essere è differente. Però so che con le mie potenzialità, la mia mano, il mio modo di vedere e di osservare, il mio livello di concentrazione massima che riesco a raggiungere, posso dare determinati risultati. Su quello lavoro e mi miglioro. A questo punto, ovviamente, il disegno non è finito qua. Da questo momento in poi si apre tutto quel momento di soggettività che ci porterà ad aggiustare le forme, a riprendere, perché qua sono tutte forme messe con un occhio su un foglio di carta. Capite bene che non potete farlo, perché nella griglia messa verticalmente a voi dovete chiudere un occhio e riprendere quello che con un occhio, con un mirino in pratica, riuscite a percepire. Cosa differente è la griglia posta sul piano, perché la griglia posta sul piano vi porterà tam quam questa, per esempio, posta ok così, vi porterà tam quam a riproporre la mela dall'altra parte. Quindi partite in orizzontale, staccatevi da essa e ponetevi in verticale, dopodiché ingrandite sempre di più
i vostri quadrati, in modo da essere sempre più liberi nella composizione, sempre più una composizione vostra e non legata alla misurazione, alle distanze. Le proporzioni verranno poi da sole, perché tanto, come vedete, anche con la griglia non può venire mai un oggetto uguale, perché in verticale soprattutto, perché automaticamente ci metterete del vostro. Casomai poi invece ad occhi aperti, ad entrambi occhi aperti, potrete aggiustare il vostro disegno secondo quello che vedrete nella totalità. Ecco, ed è la stessa cosa per esempio che vorrei fare io, perché per esempio qua io vedo la mela più grossetta di qua e via discorrendo. Adesso mi andrei ad aggiustare tutto il disegno se continuassi con voi, ma non lo farò perché questa mela la rivedremo più avanti e andiamo di là e ne continuiamo a discutere. Sì. Visto, con l'ausilio della griglia dell'arte del disegno abbiamo disegnato in maniera molto semplice una mela. La griglia naturalmente potete farvela da voi, ma se volete tentare la fortuna, perché no, lasciate un commento qua sotto ed io quella, non quella che abbiamo fatto insieme, che era la mia personale comprata da me in edicola, ma quella che mi ha mandato la De Agostini insieme al fascicolo, la invierò ad un fortunato di voi che potrà averla gratuitamente a casa propria. Quindi lasciate un commento sotto a questo video e poi io in questa data sorteggerò il fortunato che riceverà la griglia e che si potrà dilettare a esercitarsi con soggetti dal vero. Per tutti gli altri non vi preoccupate, se la cosa vi interessa lasciatemi nel commento, magari, che dovete lasciare per poter vincere questa griglia della De Agostini, lasciatemi detto che volete vedere come costruirvi da soli una griglia per soggetti dal vero e io sarò lieta di sperimentare qualcosa per voi e quindi di costruire questa griglia insieme a voi. Vi ho detto anche prima che sull'opera della De Agostini troverete un inserto completissimo sull'utilizzo, sulla nascita e su come approcciare il soggetto alla griglia. Se quello che vi ho detto io non vi fosse bastato o se volete approfondire, lì troverete un buon articolo argomentativo. Vi lascio il link nel box informazioni anche del sito della De Agostini, dove potrete trovare l'intera opera a vostra disposizione qualora decideste di acquistarla. Se non fosse così, invece, rimanete con me, scopriremo piano piano tutti i segreti che conosco io naturalmente del disegno, e chissà quanti altri ce ne saranno che io invece non conosco. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, disegnatemi un bel pollice in su, con o senza griglia, fate voi. Dopodiché iscrivetevi anche sulla mia pagina Facebook, dove vi aspetto sempre per chiacchierare, dove vi aspetto anche per il corso di disegno live il giovedì sera, e vi aspetto anche sul blog, su Instagram, in tanti social. Cercate Arte per Te e lo troverete ovunque. A breve anche un'altra novità per Arte per Te che vi annuncerò, un'altra piattaforma su cui cliccare le idee creative di Arte per Te. Bene, basta, non voglio tediarvi oltre, spero quindi che questo video vi sia piaciuto, io vi aspetto sempre su Facebook e vi rimando al prossimo video, e in bocca al lupo a coloro che parteciperanno all'estrazione della griglia. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, alla prossima volta!